Il Comune di Cosenza e l'Unical hanno siglato un importante protocollo di azione, come lo ha definito il vice sindaco Iole Santelli, che dovrà creare progetti utili a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative in settori strategici, come ad esempio la cultura. Questo è un esempio proprio classico, bellissimo, di quello che noi intendiamo per terza missione. Cioè quella che l'università ultimamente è stata chiamata a compiere, che l'Università di Reggio Calabria, fra le prime università d'Italia, ha cominciato ben 20 anni fa, che si basa su un nocciolo che in genere è il trasferimento tecnologico, cioè dà la possibilità ai giovani ricercatori di mettere in pratica le loro scoperte con iniziative di tipo industriale. Però questo accordo va oltre. Cioè investe proprio il concetto di terza missione, che vuol dire il rapporto fra università e territorio. Il Comune di Cosenza fa le strutture territoriali più importanti del nord della Calabria, anzi direi dell'intera Calabria, e quindi fare questo accordo che investe la possibilità di incentivare attività di tipo industriale per i giovani, ma investe anche la cultura in senso lato, quindi attività dei beni culturali, attività artistiche, eccetera. L'accordo siglato tra Unical e Comune di Cosenza dovrà contribuire anche in modo determinante ad avvicinare il territorio all'università, due realtà che ancora oggi, nonostante numerosi tentativi, appaiono distanti. È un protocollo importante perché sottolinea questa strategia che esiste da tempo, non è stata molto bene attuata, quella di integrare, diciamo, il campus universitario con tutto il capitale umano, sociale, diciamo, che vive in quel campo e che può essere utile anche alla crescita del territorio, con un'azione strategica anche dell'amministrazione comunale di Cosenza. Questo è fondamentale perché può portare, oltre ad una formazione che già avviene in modo molto positivo, devo dire, per i ragazzi che poi hanno anche le opportunità importanti fuori dalla nostra regione. Ecco, l'altro obiettivo, quello dell'università, di far crescere, cioè, dal punto di vista sociale, culturale, del territorio, secondo me deve essere assolutamente perseguito perché fino ad oggi è stato poco battuto, diciamo, questa strada.